Buonasera a tutti. A nome dell'Associazione Genitori della Scuola Romano Bologna, della Scuola di Infanzia con Nido Integrato San Gaetano e dell'Istituto Superiore di Enogastronomia DF, organizzatori della serata, porgo a tutti voi il benvenuto. Desidero ringraziare particolarmente il parroco Don Renzo Rizzato che ci ospita questa sera. Grazie. E saluto subito, ovviamente, i relatori Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, che ringrazio veramente tanto per essere qui con noi. Chiara Giaccardi insegna Sociologia e Antropologia dei Media presso l'Università Cattolica di Milano. È autrice di diversi libri, ultimo dei quali è proprio Generativi di tutto il mondo unitevi, Manifesto per la società dei liberi, uscito lo scorso anno per Feltrinelli, l'opera su cui oggi dialogheremo con loro. Coautore di questo libro è Mauro Magatti, che insegna Sociologia presso l'Università Cattolica di Milano. Da anni si occupa dei rapporti tra economia e società, collabora con riviste scientifiche italiane e straniere e con autorevoli quotidiani italiani. Chiara e Mauro sono moglie e marito e hanno una famiglia numerosa, con figli naturali e in affido. Vi rimando al volantino che è disponibile al tavolo della segreteria qui fuori, per tutte le informazioni riguardo il ciclo di incontri e i soggetti promotori. Siamo giunti così al secondo passo del nostro cammino, intitolato Educare senza paura. Ci siamo trovati alla fine di febbraio per l'incontro con Alessandro D'Avenia. Quell'occasione è stata ricca di spunti per la nostra vita. Ne vogliamo citare alcuni. Una grande provocazione è stata quella che la bellezza vince sempre. Allora c'è chi si è chiesto: come cambia questo il mio essere genitore o il mio insegnare? Come cambia la mia proposta? Credo proprio che il cuore del ragazzo sia così capace di bellezza. Un altro punto interessante è stata la modalità con cui D'Avenia ha proposto la sua ipotesi di verità. Il cristianesimo come una risposta che non attacca le altre o le distrugge, ma si pone come una via possibile, ponendo agli interlocutori una sfida. E per voi com'è? Che questo incontro con la bellezza, con questa ipotesi di significato, generi un soggetto capace di stare al mondo ci pare la grande scommessa. È così, ci crediamo. Infine D'Avenia ha parlato dei suoi maestri, il suo professore di letteratura è Don Pino Puglisi, e di come Alessandro D'Avenia sia diventato se stesso grazie a loro. Il maestro è generativo, aiuta la vita di chi lo segue a diventare piena, umana secondo uno sviluppo che non possiede il maestro, ma che è dentro la persona, è suo personale. Abbiamo bisogno di maestri generativi perché, come si legge nel libro dei due relatori di stasera, l'autorità generativa, per così dire, autorizza. In fondo l'opera più grande è far sì che, grazie al testimone, al maestro che ricevono, le nuove generazioni siano messe nella condizione di diventare loro stesse autrici, crescere e far crescere. Basterebbe sviluppare questo punto stasera, noi andremo via contentissimi. C'è un altro aspetto che ci mette in attesa dei contributi degli autori questa sera: il vivo contrasto tra la generatività di cui loro parlano e il drammatico passaggio sociale e storico che vive il nostro popolo. Nel 2014 sono nati 509.000 italiani, il livello minimo dell'Unità d'Italia. Tantissimi italiani hanno rinunciato a generare. E non soltanto dal punto di vista dei figli, ma possiamo dire nel lavoro, nella società, nella politica. E in questo contesto vogliamo rilanciare l'essere generativi come la nuova sfida educativa. Gli autori chiudono il libro con dei ringraziamenti, ringraziamenti ai loro genitori, ringraziamenti ai loro figli. E con questa frase: vedere i figli crescere, scoprire la vita, trovare la loro via nel mondo è stata e continua ad essere un'esperienza straordinariamente generativa. Allora vi chiediamo di raccontarci di questa esperienza, di farci parte di questa generatività. Grazie. Incomincia Chiara Giaccardi. L'occasione di raccontare alcune riflessioni che abbiamo sviluppato.
sviluppato in questi anni grazie a tante persone con cui abbiamo scambiato esperienze, grazie alla nostra esperienza di essere prima di tutto figli e poi genitori, perché la generatività non è un movimento a una direzione sola, perché quando si mette al mondo qualcosa, ciò che abbiamo messo al mondo ci rimette al mondo come esseri nuovi. Noi siamo stati messi al mondo dai nostri figli come genitori, non sapevamo cosa voleva dire, non sapevamo che cosa fosse essere genitori, e se lo sappiamo lo dobbiamo a loro. Quindi è un percorso che attraversa la riflessione, l'esperienza, la vita e la condivisione con tante persone che in questi anni ci hanno accompagnato e hanno con noi appunto condiviso questi pensieri. Io ci dividiamo un po' in due così il compito. Faccio un discorso un po' più, come nel mio corpo, un po' più esperienziale, esistenziale, cominciando anche a raccontare come è nato questo desiderio di scrivere insieme questa cosa. Non è il primo libro che scriviamo insieme, ma è quello che più siamo felici di aver scritto insieme, quello che è veramente nostro nel senso pieno del termine. Possiamo dirci, voi siete genitori, educatori, che siamo in un mondo in cui il negativo è fin troppo evidente. Ci sono tante ragioni, se vogliamo, di scoraggiamento. Basta aprire i giornali la mattina, io ricevo una rassegna stampa, e se non dovessi semplicemente fermarsi a leggere i titoli dei quotidiani del giorno, potrebbe dire: vabbè, oggi è meglio non uscire di casa, meglio non pensare, meglio distrarsi. Il negativo è fin troppo evidente e i problemi di sventura sono tanti e non ci aggiungiamo, non ci accodiamo a loro. Però allora che cosa fare? Come affrontare questo tempo in maniera lucida ma nello stesso tempo con speranza? A me piace, mi ha sempre colpito, ancora prima di riflettere sulla generatività, questa citazione di Italo Calvino, che trovo molto vera, perché veramente mette di fronte a due alternative difficilmente scavalcabili, o l'una o l'altra via ci sta davanti. E dice così: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Io credo che Alessandro si sia ispirato a questa citazione di Calvino per dare il titolo al suo libro, perché è esattamente quello che dobbiamo cercare di fare. Ciò che non è inferno dobbiamo riconoscerlo, farlo durare dagli spazio, perché altrimenti l'alternativa che vediamo così frequentemente intorno a noi è esattamente quella di far parte dell'inferno, così non lo si vede più, diventa tutto normale, diventa tutta una routine. E, però noi ci siamo dati un compito forse ancora un pochettino più ambizioso, non soltanto cercare di capire cosa non è inferno, ma cercare di capire se esiste un anticipo di paradiso, potremmo dire così, diciamo, una pienezza imperfetta, se possiamo usare questo simbolo, un anticipo di qualche cosa che ci fa intravedere appunto una direzione, una bellezza, una pienezza che non è mai realizzata pienamente, ma che ci attira, che ci muove. E soprattutto l'idea che è inutile imprecare contro le tenebre, che bisogna accendere una candela, essere capaci di far brillare una luce. E ci siamo detti: che cos'è? Dov'è che abbiamo assaporato questo anticipo di pienezza? Dov'è che lo abbiamo conosciuto? Ormai appunto abbiamo superato il mezzo secolo da un po', e quindi, come dire, un bel pezzo di vita lo abbiamo vissuto. E la risposta che ci siamo dati è stato generare. E generare che non è semplicemente mettere al mondo figli, anche se questa è l'esperienza, diciamo, più immediatamente riconoscibile come generativa.
Ma è un'esperienza di tutti, generare un'esperienza di tutti, prima di tutto perché tutti siamo stati generati. E questo è un dato che forse non ci dovremmo dimenticare, perché quando parliamo di utero in affitto, di appunto bambini in provetta, facciamo un discorso che è molto astratto, non contrapponiamo un'ideologia a un'altra, noi partiamo da un'esperienza, tutti noi siamo nati da un grembo materno, tutti noi siamo stati nella pancia di una mamma, anche quelli che appunto lottano per equiparare il bambino in provetta con il bambino nato da un padre e una madre. Allora, questo è, un universale antropologico, non è una posizione ideologica. E questa esperienza di esistere perché siamo stati accolti, di esistere perché siamo stati nutriti fino a quando non eravamo in grado di venire al mondo, in un legame che è nello stesso tempo di grandissima intimità e anche di estraneità, perché la mamma non ha idea di chi è il bambino, cioè non di chi è il papà, ma dico, ma di chi sarà, di che persona sarà il bambino che ha nella pancia. Non ha idea se sarà allegro, triste, bello, brutto, alto, basso, gioioso, artista o razionalista, nulla, ha soltanto appunto questa accoglienza, così, questa apertura, questo sì, che fa uno spazio, che crea appunto uno spazio. Quindi è un rapporto assolutamente peculiare, che è di tutti, che tutti abbiamo conosciuto, e tutti noi esistiamo perché siamo passati da lì. Allora, possiamo dire che noi siamo individui perché siamo stati in relazione, e non che noi costruiamo relazioni, che siamo individui che costruiscono relazioni. La relazione viene prima, se non ci fosse stata la relazione noi non esisteremmo come individui. E quindi questa radice relazionale, di una relazionalità particolare, perché ci sono anche le relazioni di prevaricazione, di violenza, di dominio, è una relazionalità che è accogliente, che è una disponibilità, che non è un controllo, è un rapporto particolare perché è un rapporto asimmetrico, dove il bambino è l'essere fragile, dove però la mamma asseconda i suoi ritmi, i ritmi del suo corpo, della sua giornata, su quelli del bambino. Insomma, questa relazione è un po' un paradigma che ci ha aiutato a rileggere altre esperienze che non hanno a che fare con la dimensione della generazione biologica. E ci siamo appunto detti, generare è una parola che ha tante parole sorelle, genialità per esempio, il genio chi è? Non è colui che è più intelligente degli altri o che è più bravo a fare delle cose, il genio è chi sa generare qualcosa perché sa ascoltare il mondo, perché sa valorizzare la tradizione che ha ricevuto. La genialità ha a che fare col mettere al mondo essendo stati fecondati. La generatività quindi ha a che fare con alcune dimensioni che abbiamo cercato di mettere a fuoco. L'eccellenza. Noi viviamo in un mondo contrattuale in cui si definiscono molto bene i confini, si parlano addirittura di contratti prematrimoniali per spartirsi in anticipo i beni che si accumuleranno durante il matrimonio. Comunque le nostre relazioni sono sempre molto ben definite in ciò che ci spetta, nei nostri diritti, nei diritti dell'altro, e nelle negoziazioni sempre molto attente. E in questa contrattualità non c'è molta generatività, c'è sempre un guardare l'altro con sospetto per paura che ci stia portando via qualcosa di nostro. La relazione generativa invece è una relazione eccedente, ma l'eccedenza non è l'eccesso, l'eccesso è quantitativo, l'eccedenza è qualitativa, è veramente un salto di decentramento, di sbilanciamento verso l'altro, che ci consente una libertà appunto dalla logica simmetrica del contratto, ci consente di essere liberi, di fare quel di più che è la nostra libertà, che ci rende liberi dalla reazione, dal dog des, da questi schemi che ingabbiano le relazioni in
qualcosa di rigido e di freddo. Altri due aspetti importanti: la temporalità generale significa collocarsi in un tempo, significa essere in una storia, significa che veniamo da qualcuno. Una volta nei negozi c'era sempre scritto Rossi, Luigi, Di Giuseppe, perché comunque noi siamo perché e abbiamo magari un'attività, una capacità, perché qualcuno ci ha messi al mondo e abilitati a fare qualche cosa. E la generatività riconnette le dimensioni del tempo, il passato, il presente e il futuro, in un mondo in cui ci si dice, ci viene detto che life is now, che esiste solo il presente, che il futuro è incerto, che il passato è un vincolo e che quindi dobbiamo rendere l'istante memorabile. Ecco, generare significa invece ridare profondità a questo presente, collegandolo con il passato e con il futuro, con la speranza, con l'attesa che verrà, quindi la memoria e l'attesa. E poi il legame. Il legame non è, come ci racconta la cultura contemporanea, quel vincolo che restringe l'orizzonte delle nostre possibilità, come se il legame ci impedisse quella quantità illimitata di possibilità che soltanto l'essere autonomi, l'essere slegati ci permette, ci permetterebbe. È il paradosso veramente quello della libertà, così come viene raccontato dalla contemporaneità, quel paradosso che la poetessa Maria Zambrano chiama il vuoto delle possibilità, il vuoto negativo di una libertà che non può mai scegliere, perché nel momento in cui sceglie chiude l'orizzonte delle possibilità e quindi è una trappola. Io sono libero se non scelgo, ma se non scelgo non vivo e quindi alla fine avrò consegnato la mia vita al nulla. Il legame invece non soltanto non è l'ostacolo alla libertà, ma è la condizione della libertà. E lo dice bene Miguel Benassayaga in quel libro molto famoso, molto citato, forse non così tanto letto quanto citato, che è L'epoca delle passioni tristi, dove dice che nell'antichità erano gli schiavi quelli che non avevano legami, e se anche li avevano, i loro legami non contavano nulla. Lo schiavo poteva essere prelevato, venduto, doveva seguire il padrone, non importavano i suoi affetti, la sua famiglia, mentre era una persona libera quella che aveva tanti legami, tante responsabilità, tanti doveri nella città. E dice Benassayaga che è molto singolare che oggi si definisca la libertà con i caratteri di quella che una volta era la schiavitù, e forse dovremmo riflettere su questo. Quindi, come dire, viviamo un po' un bivio: o accettare questa narrazione di una libertà come puro gioco delle possibilità che non si può fissare, che non può scegliere e che quindi alla fine, come dire, si consegna a un gioco della ripetizione. Noi vediamo che chi dice faccio quello che voglio in realtà fa quello che fanno tutti gli altri. C'è un conformismo anche nella trasgressione che è veramente impressionante. Quindi in realtà è una trappola anche questa. Noi pensiamo di essere liberi nel momento in cui facciamo ciò che ci viene detto di fare, ciò che è già predisposto in pacchetti che noi consumiamo e acquistiamo, magari pacchetti differenziati ma comunque predisposti. Ecco, questa è un'alternativa. Però un'alternativa, come dire, immobile, dove c'è un falso movimento, dove si ripete con variazioni semplicemente di oggetti di consumo, ma non di dove non c'è una crescita, un dinamismo, un cambiamento reale. Oppure la generatività, oppure la generazione, oppure mettere al mondo. Allora, che cosa significa? Come l'abbiamo qualificato questo movimento generativo? L'abbiamo qualificato con due modi e quattro verbi. Che vi dico prima di passare la parola a Mauro. I due modi sono la transitività e la deponenza. Transitivo significa che io metto al mondo qualcosa al di fuori di me, che l'azione generativa mi precede, mi attraversa e va avanti oltre me. Io metto al mondo qualcosa fuori di me che avrà vita propria, che sia
un figlio, che sia un'impresa a cui do origine, che sia un movimento politico, che sia un'opera di artigianato che io posso realizzare perché ho ereditato delle competenze, un saper fare, una storia, una tradizione, che siano i miei studenti che io metto al mondo, perché in qualche modo li risveglio a una consapevolezza di sé, accendo una passione per la conoscenza, un desiderio di responsabilità e di prendersi un ruolo nel mondo. In questo modo, come dire, favorisco una loro seconda nascita come educatore, come docente. Allora, tutto questo è generale, ed è un'azione transitiva, un'azione in cui io agisco non perché ciò che faccio mi ritorni come un vantaggio personale, ma agisco perché voglio che attraverso di me qualcos'altro possa esistere nel mondo, e non sono padrone di ciò che ho messo al mondo, anzi ciò che ho messo al mondo in qualche modo mi rimette al mondo, come dicevo all'inizio. L'educatore sa benissimo quanto impara dai suoi studenti in questa relazione che si costruisce, così come il genitore sa quanto impara dai suoi figli e quanto di se stesso anche impara in questa relazione. Quindi la transitività è un'azione che non ha in sé, non è autoreferenziale. Non faccio del bene perché così mi dicono che sono buono. Non c'è un moralismo, un dover essere. C'è una vita che spinge, che ci attraversa e che attraverso di noi continua nel mondo. Quindi è un attraversamento, la vita ci attraversa, appunto, la transitività. E poi la deponenza: noi viviamo in un mondo dove l'ideale è la potenza, dove appunto c'è il mito del Prometeo scatenato di Jonas, in cui anche grazie alla tecnica noi sempre più siamo in grado di controllare, ma soprattutto di esprimere e di dominare e di sprigionare potere e potenza. La generatività invece non è impotente, ma è, noi diciamo, deponente, con una reminiscenza dei nostri studi classici in cui i verbi deponenti erano quelli che hanno la forma passiva e il significato attivo, perché ogni nostra azione è impastata di una parte di, appunto, di attività, di potenza, se volete, e di una parte di passività, in cui noi ci scontriamo con un limite, con condizioni che non abbiamo scelto, ci capitano cose che non ci aspettavamo, non abbiamo il controllo di tutto ciò che ci sta intorno. E ogni nostra azione è impastata di queste due dimensioni, di qualche cosa che noi possiamo desiderare, volere, cercare, e di qualche cosa che noi dobbiamo accettare, con cui dobbiamo fare i conti senza poterla modificare. Ecco, il delirio di onnipotenza è un delirio di irrealismo, perché nessuno di noi appunto è autonomo, nel senso che non deve niente a nessuno. Ciascuno di noi deve fare i conti con tante cose che non ha scelto. Allora, questa è una condizione potenzialmente generativa, perché noi non possiamo scegliere che cosa ci succede, ma possiamo scegliere come affrontare quello che ci succede. E questo atteggiamento deponente è nello stesso tempo desideroso di esercitare una responsabilità, di prendere in mano la situazione, ma consapevole del limite, e quindi è un atteggiamento che ci impedisce l'arroganza, che ci ricorda appunto, che ci dà il senso anche di quella sanumiltà che ci impedisce di ergerci a giudici o di voler imporre il nostro punto di vista. Ma nello stesso tempo appunto non è impotenza, non è rassegnazione, mentre le alternative che ci sembrano più comuni sono o il senso di onnipotenza oppure la rassegnazione così un po' passiva, no? Questa è una terza via che ci dice: ogni nostra azione ha un impasto, ma proprio per questo questo impasto è fertile, è fecondo. E i quattro verbi che abbiamo identificato, che sono quattro movimenti, tutti ugualmente importanti, perché se anche soltanto uno viene meno, crolla tutta la dimensione generativa che abbiamo definiti così. Il primo è desiderare, perché senza il desiderio
muove, appunto, ciò che ci attrae, ciò che continuamente apre un varco nel dato, in ciò che c'è, per far intravedere un oltre, per farci guardare in alto. È un non accontentarci che però non è fonte di scontentezza, ma è fonte appunto di desiderio di continuo trascendimento. È ciò che appunto ciò che ci tiene vivi, ciò che ci mette in movimento. E questo desiderio però non può rimanere astratto, una spinta generica, deve trovare uno sbocco. Allora, portati da questo desiderio, noi mettiamo al mondo qualcosa che può essere appunto una relazione, che può essere un'opera, che può essere un'azione educativa, che può essere un figlio, che può essere un libro che scriviamo, un quadro che dipingiamo, un movimento che facciamo nascere, un'associazione che fondiamo, qualche cosa che, una forma che ci sembra in grado di ospitare questa vita che ci muove. Però mettere al mondo ancora non è sufficiente, perché se noi mettiamo al mondo, diamo inizio a qualcosa e poi non ce ne prendiamo cura, questa cosa muore. Allora il prendersi cura è il terzo movimento generativo fondamentale, è anche il più difficile, perché dare inizio a qualcosa è sempre molto entusiasmante, lo splendore degli inizi è sempre esaltante, però è come dire, la durata, è la continuità, è coltivare ciò che abbiamo piantato, che è meno esaltante perché richiede più costanza, più pazienza, l'attesa, spesso anche non riconosciuta. Però questo movimento della cura è fondamentale, e la cura è anche qualcosa che dobbiamo un po' scostare dall'idea moralistica che abbiamo, no? La cura come un dover essere, bisogna prendersi cura, perché la cura è un movimento di reciprocità. Nel momento in cui io mi prendo cura di qualcuno, mi prendo cura in realtà di me, mi ricevo da questo contatto, perché la cura implica un contatto stretto, corporeo, con l'altro. Ecco, in questo contatto il mio cuore si scalda. Cura viene dal latino cor cura, che vuol dire scalda il cuore. Non soltanto il cuore dell'altro, ma il mio prima di tutto. E in questo movimento di reciprocità si è rigenerati in modo nuovo. E infine il quarto movimento, lasciare andare, perché troppo spesso ci attacchiamo a ciò che abbiamo messo al mondo con l'idea che se questa cosa si stacca o non starà in piedi senza di noi o non staremo in piedi noi senza di questa cosa. E questo è un movimento in realtà antigenerativo che ha tante varianti, più maschili e più femminili. Più femminile è la madre che non departorisce mai il figlio, che pensa che senza di lei il figlio, che nessuno potrà prendersi cura del figlio come lei è in grado di fare, che quindi interferisce, tratta l'adulto come se fosse un bambino, non ricostruisce mai l'alleanza genitoriale su basi diverse. E la versione maschile è non passare mai il testimone, appunto il non autorizzare, si diceva all'inizio. Nella nostra società gerontocratica questo è evidentissimo, per i giovani non c'è mai spazio perché gli adulti non lasciano andare, sono convinti che se si fanno da parte il mondo crollerà, ma in realtà il mondo crolla perché non si sono fatti da parte, perché non consegnano il mandato alle generazioni successive. E l'educatore è proprio colui che, e colei che autorizza, che consegna nelle mani della generazione successiva la capacità di essere autore della propria vita e di essere attore, nel senso di essere colui e colei che agisce nel mondo. Allora questi quattro movimenti non si possono separare, e soprattutto appunto rientra nel regime della deponenza il fatto di lasciare andare, questa umiltà di renderci conto che il mondo continuerà, ci precede, continuerà dopo di noi, e quindi dobbiamo assecondare questo movimento e non cercare di trattenerlo. Passo la parola a Anna.
No, sì, io arricchisco un po' le cose che ha detto Chiara, cercando di sostenere che quest'idea della generatività che non ci siamo inventati noi, abbiamo ripreso da altri autori, abbiamo rispolverato un concetto che in questi termini era caduto un po' in disuso. Quest'idea di generatività che Chiara ha tratteggiato ha a che fare con la crisi della nostra società contemporanea, delle società occidentali avanzate, l'Italia in particolare, no? Non è un caso che le nostre società sono società, anche dal punto di vista demografico, molto squilibrate. Non è un caso che abbiamo alle spalle tutti i paesi occidentali, non è solo una questione italiana, una stagione in cui ci siamo indebitati, e il debito è prendere un pezzo del futuro e portarcelo qui, fondamentalmente, cioè il movimento esattamente opposto a quello del generare, cioè prendere il futuro e in qualche modo impossessarcene, poi lasciare a quelli che arrivano dopo il debito. E questi sono tutti indizi che c'è qualche cosa, appunto, di profondo che va corretto, perché stiamo parlando del destino della libertà, e questo è il tema. Le società occidentali si sono, nel corso dei secoli, hanno un processo molto lungo che c'entra certamente con la cristianità, e hanno visto nel corso degli ultimi secoli, no, la democratizzazione, la creazione dell'economia di mercato, il benessere, tante cose, insomma, che ha fatto emergere questa condizione di libertà un po' diffusa. Noi possiamo certamente dire tante cose, ma voi che siete venuti in questa sala vivete una condizione di libertà. Si può sempre perdere la libertà, o farsela sottrarre senza accorgersi, oppure, come diceva Rick Fromm, possiamo scappare dalla libertà perché è troppo impegnativa. Ecco, c'è una questione che riguarda il destino delle società dei liberi, cioè il nostro destino. Cosa ce ne facciamo della libertà? Siamo diventati liberi e adesso la sensazione e che milioni, perché stiamo parlando di decine di milioni di persone che sono diventate formalmente libere in termini di benessere, di diritti politici, di accesso a un pluralismo culturale, che ci sono decine di milioni di persone, uomini e donne libere, che si trovano in una condizione che i nostri antenati avevano sognato, i nostri antenati, quelli che celebriamo, i nostri eroi della libertà, immaginavano che una volta che si fosse raggiunto un ragionevole benessere, una volta che si fosse vissuto in un regime di democrazia, una volta che si fosse stato un sano pluralismo culturale, gli uomini e le donne sarebbero stati finalmente liberi e sarebbero stati tutti felici e contenti. Giusto? I nostri antenati hanno pensato così. Ecco, noi siamo già lì, ci siamo già lì da un pezzo. E allora il nostro problema è renderci conto che la libertà in regime di libertà è una questione diversa che la libertà è un regime di costrizione. Tant'è vero che lo vediamo, no? C'è chi pensa che il nostro problema sia continuare a liberarsi. Non si capisce più da che cosa ci dobbiamo liberare, ma molti pensano che dobbiamo liberarci sempre di più. Ecco, la tesi del libro è che i nostri guai, che riguardano noi stessi prima di tutto e la nostra vita sociale, non dipendono da un difetto di liberazione, che non ci siamo abbastanza liberati, ma dipendono da un difetto dell'idea di libertà, che dobbiamo tornare a riflettere su che cos'è la libertà. E non è difficile da capire che in un regime di libertà come quello nel quale viviamo, che può naturalmente involvere, implodere in se stesso, ben inteso, e anche perdersi, l'idea di libertà è il luogo dell'egemonia. Essendo liberi, se noi adottiamo l'idea di libertà che ci viene proposta, ecco che noi stiamo, come dire,
cedendo in realtà la nostra libertà. Quindi la riflessione sulla libertà è un luogo fondamentale della libertà, non si può abbandonare, non si può appaltare, non si può dare per scontato cosa vuol dire essere liberi. L'uomo e la donna libera hanno la necessità di continuare a tornare a riflettere su questa loro condizione. E qual è stata, molto banalmente, l'idea che si è affermata negli ultimi 30-40 anni? Che essere liberi è avere tante scelte, scelte sempre crescenti, e diciamo, nella versione di sinistra è: tu decidi del bene e del male, tu sei legislatore di te stesso. Nella versione di destra è che tu sei libero se scegli e basta, e le due cose in realtà andavano nella stessa direzione, nell'individualismo sempre più spinto, per cui l'idea è che tu sei libero se davanti a te c'è un numero crescente di possibilità e tu decidi in autonomia quali di queste possibilità ti interessano, fondamentalmente con un movimento di appropriazione di queste possibilità, che significa, nel suo senso etimologico, consumare. La parola consumare è molto, molto interessante, perché etimologicamente può avere due significati. Uno è consum, cioè essere insieme, sia perché il consumo spesso è lo si fa insieme ad altri, ma consum nel senso che io mi unisco a quella cosa, divento la stessa cosa di quella cosa. Consum, sono insieme a ciò che consumo. No, se voi, un esempio facile, se voi mangiate un buon piatto, lo state consumando e in qualche modo diventate anche quella cosa. Ecco, l'altra interpretazione, che dice lo stesso significato, è un'interpretazione tipo, fa riferimento alla sfera sessuale, consuma, cioè che poi fa riferimento anche alla definizione un po' biblica, cioè al consumare come appunto l'atto sessuale in cui c'è una consumazione, nel senso che si raggiunge una somma, un apice insieme. In tutti e due i casi la parola consumare indica un movimento rispetto alla realtà, una realtà che c'è fuori e che noi incorporiamo. Questo è il movimento del consumare. Voi in questo momento state consumando attraverso le orecchie le parole che stiamo dicendo noi. Da che si deduce il fatto che consumare è bene, non è male. Cioè consumare è un atto antropologico originario ed è uno dei modi fondamentali attraverso cui noi possiamo rapportarci alla realtà circostante e arricchirci. Se noi andiamo a mangiare appunto un buon ristorante e mangiamo un buon cibo, come dire, ci arricchiamo del lavoro dell'altro. Allora, no, il consumare non è in sé un male. Il problema qual è? Il problema è che negli ultimi 30-40 anni abbiamo detto che essere liberi uguale consumare, e l'unica cosa che dovremmo fare è consumare, dalla mattina alla sera, quando abbiamo il vestito del consumatore. Poi il resto della giornata, che viene passato un po' sotto silenzio, è che tu vai a lavorare per produrre al minimo costo e alla massima velocità ciò che come consumatore consumi. Ma il consumo è un'esecuzione, il lavoro è un'esecuzione alla fine. Il lavoro è far funzionare quel sistema sempre più potente che permette a noi, quando siamo consumatori, di avere sempre più possibilità, sempre crescenti e sempre più varie. Ecco, questa idea, partendo dal presupposto che consumare non è male, è un'idea che poi sta dietro la finanziarizzazione, il tipo di crescita che abbiamo avuto, adesso il discorso sarebbe lungo, è un'idea chiaramente squilibrata, non ci porta da nessuna parte, come dire, non ne possiamo più di consumare. Siamo tutti obesi, noi mangiamo non perché abbiamo fame, mangiamo perché abbiamo la roba negli armadietti. Abbiamo il problema di non mangiare troppo perché ingrassiamo, capito? Prendo il caso del sovrappeso perché è simbolico, no? Ma non se ne può più di immaginare una crescita basata solo sui consumi. Abbiamo avuto un problema, se l'operazione è solo consumare, è chiaro che alla fine, come dire, si sregola tutto, compreso anche una distribuzione decente della ricchezza, e la concentrazione si concentra, e la ricchezza, scusate, si concentrerà nelle mani di poche persone, e via discorrendo. Allora, quando parliamo di generare, intendiamo dire che oltre al movimento dell'incorporare,
è ugualmente importante il movimento del mettere fuori. E che questo movimento, che è quello del generale, del mettere fuori, va recuperato anche a un livello politico, economico, perché noi tanto, come dire, possiamo arricchirci, trarre soddisfazione, godere del lavoro degli altri attraverso l'incorporazione, ugualmente, lo capiamo tutti, abbiamo soddisfazione, ci possiamo esprimere, ci possiamo pienamente realizzare nel movimento speculare che è quello del mettere fuori. Quindi, come dire, il discorso che facciamo è un discorso che riguarda anche una concezione della vita insieme. È un riequilibrio, per così dire, un superamento della società dei consumi in una società in cui le persone sono messe nelle condizioni e possono contribuire con quello che sono capaci di fare, con quello che possono immaginare, come dire, all'arricchimento generale. Chiara prima parlava del desiderio, no? Come la prima molla, il punto di partenza, diciamo, della dinamica generativa. Il desiderio consumerista è quello dell'appropriazione, no? Il desiderio generativo invece non è quello dell'appropriazione, come dire, è qualche cosa che noi immaginiamo, intravediamo, una bellezza che ci attira, una testimonianza che vogliamo in qualche modo replicare, un desiderio di essere riconosciuti per quello che siamo capaci di fare, siamo capaci di apportare. Per questo, visto che siamo in una scuola, è importante sottolineare che il primo atto educativo è quello, come dire, di trasferire ai nostri figli la capacità di desiderare e di non confondere il desiderio con un mero atto appropriativo, che è quello invece che la società dei consumi insegna. Desiderare vuol dire desiderare l'automobile, desiderare la moto, desiderare la vacanza, cioè atti di consumo. Se voi andate a fare un'indagine, diciamo, per la gente per strada, dite cos'è il desiderio? Il desiderio è dimmi tre desideri, è appunto fare le vacanze quest'estate da qualche parte, avere un vestito nuovo, non so, e conquistare la donna del vicino, diciamo, che non so, inventate quello che volete. Cioè, comunque sono tutti movimenti appropriativi. Questo è pazzesco, no? Allora, il primo capitolo è tornare, come dire, invece a riaprire il tema del desiderio. Desiderio, sappiamo, e lo sapete benissimo anche voi, è una parola complessissima e densissima, diciamo. E come diceva Chiara prima, è ciò che è in condizione di metterci in moto. Desiderio etimologicamente viene da desidera. Desidera sono le stelle, no? E quindi, come dire, ci sono poi diverse interpretazioni su cosa vuol dire questo desidera, ma adesso sorvoliamo. Diciamo l'interpretazione più semplice, che è, come dire, il fatto che noi, guardando le stelle, come dire, siamo attirati dalle stelle, e in questo il desiderio esprime questo movimento, questa attrazione, questo andare oltre la quotidianità, il banale, il rutinario, questa tensione che ha l'uomo nel suo cuore di cogliere una pienezza, no? Sant'Agostino diceva appunto, no, che questo desiderio si può colmare solo in Dio, nel senso che la religione cristiana certamente parla di questo desiderio. Se non parla di questo desiderio non si capisce bene la religione di cosa stia parlando, no? E questa aspirazione che l'uomo ha, no? Quindi il desiderio è questa energia. E la prima cosa io credo che dobbiamo insegnare ai nostri figli, biologici o no, è quindi scrostare il dominio consumerista sul desiderio e restituirlo invece alla sua potenza. Credo che l'abbia citata Gustav Mahler nella visita, quando c'è stato recentemente l'incontro del Movimento per la Liberazione con Giovanni.
Papa Francesco, che credo che abbia citato, non mi ricordo se in quell'occasione, ma mi pare di sì, la frase di Mahler: la tradizione è la custodia del fuoco e non l'adorazione delle ceneri, che è il secondo passaggio, cioè il desiderio, come dire, ha a che fare con una storia e ha a che fare con la continua capacità di rinnovamento delle storie personali, delle storie familiari, delle storie di gruppo, delle storie collettive. E quello che noi possiamo passare ai nostri figli non è la custodia del fuoco, ma appunto, scusate, la collezione delle ceneri, ma la custodia del fuoco, che è il desiderio. E questo però vuol dire consegnarsi al futuro che noi come genitori, come educatori non possediamo. Perché le nostre società sono sterili? Perché l'io, cioè noi, ci siamo immaginati che diventando liberi il mondo finiva con noi. Guardate, questo è un immaginario pazzesco. Tant'è vero che stiamo sempre più decisamente applicando la tecnologia al corpo umano per diventare immortali, il nostro corpo. Cioè ci immaginiamo che vivere significa vivere all'infinito. Dopo di noi non ci deve essere più nessuno, come se la vita coincidesse con noi. Questo l'uomo libero contemporaneo sta sognando. Allora, parlare di generatività biologica e simbolica significa invece capire che tu sei dentro una storia, una tradizione, qualcuno che ti ha fatto, e vivi pienamente, come dire, consegnando a quelli che vengono dopo la custodia del fuoco, cioè la capacità di desiderare a loro volta ciò che tu non hai desiderato, ma che loro desiderano. E in questo senso parlare di generatività, l'abbiamo anche, come dire, abbiamo riflettuto in un certo senso anche dopo che avevo scritto questo libro, è una delle poche vie che l'uomo ha per andare veramente oltre se stesso, che poi è la trascendenza, Cioè, pensiamo su un figlio, ma la stessa cosa vale per un movimento, per un'associazione, per un'impresa. Facciamo anzi l'imprenditore. Un imprenditore che crea un'azienda, crea un'attività. Nel momento in cui crea l'attività, cioè genera l'attività, mette al mondo qualcosa di vivo, giusto? Qualcosa che dovrà confrontarsi con la realtà, la complessità, i dipendenti, le persone che arrivano, le sfide, i figli eventualmente che arriveranno a lavorare. Ecco, a quel punto quell'imprenditore ha due possibilità. Una possibilità è identificarsi col suo oggetto, come diceva Chiara, e dire: questa cosa deve essere per sempre come l'ho pensata io, questo mio figlio deve essere come l'ho pensato io. Oppure essere realista e capire che il figlio, l'impresa, il movimento, quello che è, proprio perché è vivo, andrà, come sanno tutti i genitori, esattamente dove tu non te lo aspettavi. Ma questa è la pienezza della vita, cioè noi ci realizziamo in che è l'idea del Vangelo, no? Che tu perdendoti vivi, ma non perdendoti nel senso che ti butti via, perché perdi il controllo, e perdendo il controllo sei dentro la vita, capite? Perché se tu invece la vita la vuoi trattenere, non la riesci a trattenere. Guardate, quello che sta succedendo nel campo delle biotecnologie, nel campo dell'appunto dell'intervento della tecnica, è la fantasia di un uomo solo consumerista che vuole trattenere tutta la realtà. Per cui non si può più parlare nemmeno di Dio, perché voi capite che nella generatività c'è l'idea di trascendenza, cioè c'è qualche cosa che ti trascende, la vita. E la cosa interessante è che c'è questa specie di trappola, no? Che il generativo, quando tu metti al mondo un figlio, un'impresa, un movimento, magari sei già generativo perché sai che, oppure magari semplicemente stai esprimendo te stesso. E poi, come dire, quella realtà ti sorprende, ti sfida e ti aiuta ad andare oltre te. E questo è bellissimo. Questo è il movimento che ci libera, cioè il desiderio è il primo movimento della liberazione. Poi dobbiamo come essere aiutati a fare veramente il passo, perché il desiderio, certo, ci porta alle stelle, ma rimaniamo spesso come ingabbiati nel nostro desiderio.
Questa alterità che noi possiamo mettere al mondo è la chiave, come dire, della nostra liberazione. Cioè è la chiave che può liberare l'io dalla sua prigione. Naturalmente potete metterlo anche in una chiave religiosa, questa trascendenza, evidentemente, no? Cioè se voi, come dire, stiamo parlando dell'altro concreto, del figlio, dell'impresa, del movimento, del gruppo, di quello che volete voi, ma la stessa cosa vale naturalmente per un altro con la maiuscola, cioè imparare a capire che se tu perdi il controllo della tua vita, in realtà stai guadagnando la pienezza della vita. Guardate che nella contemporaneità, forse qualcuno che non ha seguito tutto il discorso sente questa cosa e dice: questi sono fuori di testa, bisogna ricoverarli, no? Ma è questo il punto che l'uomo contemporaneo non capiamo più. L'individuo che si è liberato non capisce più questa cosa, no? Per cui pensate al tema della famiglia, no? Cioè, come diciamo spesso, o me lo dico spesso io, è tecnicamente impossibile stare insieme oggi marito e moglie, perché nell'ottica di prima, che uno ha tutte le possibilità, le deve cogliere, ma che senso ha stare insieme 30 anni come stiamo insieme noi due? Cioè, dico, siamo due poveretti, dico, abbiamo scelto una volta sola nella vita e continuiamo a ripetere la stessa scelta, no? Il canone di oggi è questo. Ma naturalmente non si capisce, questo canone di oggi è un canone miserabile, perché alla fine ognuno è sempre lo stesso punto. E tu continuamente fai il falò della tua vita e ricominci da capo. È un po', per usare un'immagine, la differenza tra il pasticcione e l'artista. Il pasticcione c'ha la tela, questa, la tela, c'hai i colori, c'è la tela e c'hai quello, può fare tutto, ma devi farlo nella tela, non è che puoi farlo, no? Allora il pasticcione prende il colore, comincia a fare un pezzo di disegno, dice no, allora prende un altro colore, a un certo punto impastriccia tutta la tela e ha fatto una pastrugnata, no? Ecco, l'artista è quello che nel limite della tela, come dire, seguendo la propria ispirazione, realizza l'opera d'arte. Nel limite della tela, non è che fa 50.000 cose, capite? Magari ci ha fatto le prove, tutto quello che volete voi, ma lo realizza nel limite della tela. Cioè questa è la libertà. La libertà è realizzare l'opera d'arte che sta dentro una cornice. Invece la nostra fantasia è fare tutto il contrario di tutto, cioè far niente, cioè essere pasticcioni. Per cui, come dire, questo tema della generatività ha molto a che fare con l'educazione, con ciò che proviamo a educare, con ciò che proviamo a insegnare ai nostri figli. E le ultime due osservazioni, perché potremmo andare avanti a parlare per molte altre ore sul punto. Chiara prima ha usato un'espressione a cui io sono molto legato, che è l'idea di un'autorità che autorizza. A che cosa servono gli adulti? Ad autorizzare, cioè a mettere nelle condizioni e a sollecitare il desiderio, la creatività, la generatività dei figli, dei ragazzi. Ma è importante che ci sia un'autorità in questo processo. Cioè lo puoi fare anche per conto tuo, sei là nel deserto e ti metti, come dire, a seguire il tuo desiderio generale, capito? Che se questo processo avviene grazie a un'autorità che invece di fare quello che siamo abituati quando pensiamo all'autorità, cioè di bloccarti, ma la tua autorità invece che ti ascolta ed è in grado di autorizzarti ed aiutarti semmai a capire qual è il desiderio, qual è la strada che devi seguire, il passaggio tra le generazioni, capite, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. E nell'autorizzazione, che è la frase prima di Mahler, ci sta il fatto che l'autorità, oltre ad autorizzare, deve testimoniare qualcosa. E su questo però un chiarimento. Testimoniare, io pregherei di utilizzarlo come pensando alla testimonianza in un tribunale. Noi possiamo testimoniare solo quello che abbiamo visto. E siamo chiamati a testimoniare solo di quello che abbiamo visto. Se non abbiamo visto niente, meglio stare zitti come autorità, diciamo così. Cioè, voglio dire, l'autorità
che deve testimoniare il senso, il desiderio, la vita, la pienezza, può testimoniare solo di qualcosa di cui, che lui ha conosciuto. È il problema di tanti insegnanti, maestri, genitori che parlano, come dire, no? Perché hanno sentito delle cose e le ripetono. Guardate, questa cosa soprattutto oggi non funziona più. Cioè, oggi così non funziona, non funziona proprio per nulla. Meglio dire meno parole, meglio fare meno discorsi e limitarsi, come dire, a testimoniare ciò che si è visto nella propria vita. Perché questo, prima di tutto, assume, come dire, un'autenticità imparagonabile. E poi è l'unica parola che può essere ascoltata, la diciamo così in maniera semplice. Perché Papa Francesco, che è inabile alla comunicazione da tanti punti di vista, certamente lo era da arcivescovo di Buenos Aires, poi, ma Papa Francesco non è che è un grande comunicatore, adesso non si può dire, se dovesse seguire dei consigli comunicativi, non, cioè, però la gente capisce che Papa Francesco sta parlando di se stesso, non è un fine teologo come Ratzinger, che ci ha regalato e donato dei contributi intellettuali molto importanti. Ratzinger però, davanti alle persone normali, diceva forse di buono. Papa Francesco, cioè alla persona che anche lo vede come si muove, come si rapporta, cioè capisce l'uomo comune, capisce che quella lì è la sua vita, che sta parlando di se stesso. E questo è un messaggio che la nostra comunicazione noi riusciamo a cogliere, che stiamo parlando di noi, che ci stiamo mettendo in gioco. Ecco, per educare oggi, ed educare la generatività, questo è un passaggio fondamentale. E l'ultima osservazione che farei è questa, che qual è il mondo che, avendo scritto questo libro sulla generatività, mi viene da pensare? Un mondo, per citare Hannah Arendt, in cui il nascere, la nascita di ogni persona, di ogni essere umano, è lo straordinario occasione di una novità, dice Hannah Arendt. La nascita di un uomo, di una donna, apporta nel mondo la novità. Ecco, parlare di generatività significa che è nostro compito, è nostro dovere, è nostra responsabilità lavorare per una società in cui ogni novità, cioè ogni uomo, ogni donna che nasce al mondo, sia messa nelle condizioni di poter portare quella novità, quell'unicità, quel particolare modo di guardare la realtà che esprime appunto la sua persona. Noi siamo ancora molto lontani da quel risultato, no? Sì, abbiamo qualche frammento. Ecco, perché dobbiamo anche dire cos'è che abbiamo davanti? Ecco, abbiamo davanti un mondo in cui ogni natalità, cioè ogni uomo che viene al mondo, sarà messo in condizione di poter esprimere questa sua capacità di generare, cioè questa sua capacità di fare più bello il mondo. Questo a me personalmente è un pensiero che consola, perché vuol dire che ci sono ancora delle pagine della storia che possiamo scrivere, che dobbiamo scrivere. E visto che siamo invitati qui, mi permetto di dire che la cristianità è sempre stata, ha fatto 2000 anni di storia, tra alti e bassi, perché è riuscita, come dire, a parlare del futuro. No? Perché l'idea di trascendenza non è semplicemente una cosa là astratta che sta campata per aria, ma è la via attraverso cui l'uomo riesce ad andare oltre se stesso nella propria vita e anche, come dire, storicamente, scatologicamente, a immaginare ciò verso cui possiamo tendere. Ecco, a me piace pensare che quest'idea della natalità e generatività ci consegna anche una responsabilità per la storia che dobbiamo scrivere tutti quanti insieme. Grazie.
E adesso penso che abbiamo un po' di tempo per approfondire alcuni punti, ce ne sono tanti che potrebbero meritare un approfondimento, un chiarimento, un contributo. Chi volesse fare delle domande o reagire rispetto a quello sentito, c'è un microfono. Cioè, che il desiderio è tendenzialmente consumista, lo dico quello che capito, cioè certo. Che si desidera qualcosa, no? Allora mi ha molto colpito questo aspetto, perché quando anche la signora diceva di insegnare i figli a desiderare, no? E io ho detto, ma allora cosa vuol dire insegnare i figli a desiderare, no? Perché vuol dire che allora volevo capire meglio che qual è il desiderio non consumista rispetto a quello che si era detto prima, perché la questione del desiderio è una questione molto importante, perché poi appunto si sviluppa nel tempo poi con quello che abbiamo visto, la dittatura del desiderio, no? Cioè quello che uno vuole, però questo fatto appunto che ci sia una libertà all'interno del desiderio, cioè un'apertura del desiderio, è una cosa che vorrei capire meglio, perché anche rispetto ai figli non saprei dire subito cosa vuol dire insegnare il desiderio vero, un desiderio non consumista. Non ho capito. Da Eugenio. E questa sera sono venuto con mia moglie Daniela per ringraziarvi, perché il vostro libro è uno di quelli che ho più scarmocchiato e sottolineato in questi ultimi anni. E siccome sono giovanissima, la cosa mi ha un po'. Insomma, si impara sempre qualcosa. E l'ho trovato un libro pieno di vita. E poi è successa una cosa, che prima di venire qui stasera avevamo abbracciato i nostri due figli che tornavano a casa, Marco 29 anni e Tommaso 26, e rileggendo le ultime righe del nostro libro, li abbiamo abbracciati e gli abbiamo detto, e non vi avevamo mai detto in modo così chiaro, che vi ringraziamo per quello che siete, perché abbiamo ricevuto più di quello che ci avete dato. Anche di questa esperienza vi ringraziamo. Ecco, se posso, no, perché bisogna, non possiamo lasciarla cadere nel vuoto, mi permetto di intervenire. No, su questo, perché riprende, così io do un pezzo di risposta anche alla domanda di... Cioè, è la frase del Vangelo che io credo sia spesso equivocata, no? Chiama la sua vita, la perde. In realtà, io sono andato a controllare il verbo greco, sarebbe propriamente la distrugge, che significa chiama la sua vita, la distrugge, è il narcisista, l'egocentrico. Cioè, se tu ami troppo, che è il problema della società contemporanea, no? Diciamo, noi amiamo così tanto la nostra vita come individualisti contemporanei, che alla fine veramente distruggiamo la nostra vita. Perché è assurda quella cosa lì. Allora, è proprio assurda, perché in realtà noi, se siamo troppo concentrati sulla nostra vita, la distruggiamo, ma è proprio vero. Cioè, ne facciamo esperienza tutti quanti, no? E l'idea che ci viene in questa fase storica è un po' educata. Ecco, perché sono intervenuto? Perché, come dire, questa ultima sua espressione, di cui la ringrazio, esattamente il senso di quella frase del Vangelo, no? Se tu sei troppo concentrato, se tu trattieni la vita, distruggi la tua vita. Allora, questa esperienza di cui lei adesso ci ha dato testimonianza, e che noi come genitori anche possiamo confermare, è che
questa apparente perdita è veramente un guadagno, ma è proprio un guadagno, perché, come dire, tu sei preso dentro dalla vita e ti accorgi che senza volerla controllare, la vita, come dire, è come se ti riabbracciasse e ne prendi molto di più che l'idea del centuplo qua giù l'eternità, no? Allora, bisognerebbe riuscire a scrostare, come dire, da un impianto moralistico questa frase evangelica. Cioè, non è che dobbiamo essere altruisti. No, no, sì, va bene, dobbiamo essere altruisti, ma non è quello lì il problema. Il problema è che invece il movimento, e nel generale fai questo, perché tu metti al mondo, poi dici, cosa faccio? Pensate su un figlio, ma con tutti gli altri, cosa faccio? Lo controllo, lo domino, lo strumentalizzo? Oppure dici, lo faccio andare. E tu godi della pienezza dell'altro, tu perdi la tua vita, perdi il controllo, però, come dire, sei riabbracciato dalla vita che in qualche modo ti ha attraversato. Ecco, questo è un movimento, diciamo, che facciamo fatica a capire nella nostra contemporanea, cioè proprio come precluso. E il desiderio, è il desiderio che possiamo insegnare, secondo me, ai nostri figli è questo, no? Non avere paura, come dire, perché capite, generosità è la stessa cosa di generatività, non aver paura di essere generoso, ma non nel senso di essere generoso, non aver paura di metterti nella vita, di spenderti nella vita, perché quel movimento lì, audace, desiderante, è il movimento che poi, come dire, la vita per strade imperscrutabili ti riabbraccerà. Questo è il desiderio pieno, diciamo così, no? E per questo, se qualcuno, ciascuno lo avrà fatto in qualche momento, in qualche forma, adesso, come dire, no? Ecco, proviamo a raccontare le volte in cui abbiamo perso il controllo della nostra vita. E avendo perso il controllo della nostra vita ci siamo accorti di essere andati più in là di dove anche ci immaginavamo. Noi abbiamo avuto 5 figli, ma io ogni volta che la Chiara rimaneva incinta andavo in paranoia, no? Perché eravamo tutti due precari all'università, diciamo come si fa, è un casino, ci sono i soldi, diciamo così, no? Io ringrazio il buon Dio che appunto attraverso mia moglie, diciamo così, ho avuto 5 figli, abbiamo avuto 5 figli naturali, per dire. Ma questo è bello, no? Perché è veramente questo. La cosa importante è che tu non, continuamente non metti blocchi alla vita, invece non stai individualista e consumerista, noi siamo educati continuamente a mettere blocchi alla vita e a volerci impossessare della vita. Questo è il movimento opposto a quello di cui parla il Vangelo, è veramente il movimento opposto. Sì, anche due cose. Intanto poi sul tema della gratitudine, perché guardavamo con Mauro l'altro giorno un video di un filosofo contemporaneo, Gilles Deleuze, che diceva che il fatto di dovere qualcosa a qualcuno è umiliante e che diminuisce il nostro senso di potenza ed è mortificante. Questo mito dell'autonomia, appunto della persona che non deve niente a nessuno, è veramente, come dire, un modello antropologico triste in realtà, perché quello che diceva appunto, ringraziamo i nostri figli perché da loro abbiamo ricevuto più di quello che abbiamo dato, è esattamente il circolo virtuoso della gratitudine, il fatto che riconoscersi debitori non soltanto non è un elemento di mortificazione, di umiliazione, ma anzi è un elemento di gratitudine che mette in moto un processo, ho ricevuto, desidero dare. Quello che ho dato è ancora meno di quello che ho ricevuto e quindi sono comunque grato, dico grazie di questo e c'è un'eccedenza, c'è un di più che mi è, di cui io posso gioire che appunto va nella direzione contraria di quella che ci viene raccontata, no? Quindi questo tema della gratitudine che ha a che fare con la generatività, con la dimensione dell'eccedenza non con la dimensione del dover essere buoni, ma proprio con ciò che si riceve inaspettatamente, con questo appunto, con questo di più, con questa eccedenza. E poi il desiderio, appunto mi viene in mente, visto che siamo due studiosi, l'analogia col sapere, no? Il desiderio non lo puoi mai saturare, perché più conosci, più ti rendi conto di quante cose non sai
e più ti cresce la fame di conoscere. E questo è il desiderio, cioè sapere che non ci sarà mai un momento in cui tu lo saturi, questa spinta, questa fame, no? Che non c'è nessuna cosa che la può, per fortuna, che la può spegnere, perché se si spegne, come dire, viene meno la vita. Mentre invece la voglia è ciò che la puoi spegnere con un oggetto, con una cosa, e quando anche l'hai spenta, poi ti devi inventare come riaccenderla per trovare un altro oggetto che la spegne e così via, no? Ecco, il desiderio è qualcosa che cresce, più lo soddisfi più cresce, no? È esattamente il movimento contrario, perché è appunto questa spinta al trascendimento e questa consapevolezza che noi siamo fatti per una pienezza, per un oltre, per non essere mai, come dire, esauriti da ciò che esiste, da ciò che c'è. E adesso stavo recuperando alcune cose di Sant'Agostino, che dice: il tuo desiderio è la tua preghiera. E se si smette di desiderare, si smette anche di pregare. Il desiderio e la preghiera sono collegati. Questo è, insomma, questa analogia mi sembra bella, perché qualunque cosa tu faccia, se desideri, non smetti mai di pregare, perché la preghiera è questo, appunto, questo affidarsi in questa speranza di qualcosa di ulteriore, di più, che non è un di più quantitativo, un di più di cose, ma un di più di, appunto, di pienezza, di una ricchezza fatta di tante dimensioni, che è quello che siamo chiamati. Allora, la differenza tra il desiderio consumerista e il desiderio generativo è che il desiderio generativo sa che non si potrà mai soddisfare, ma proprio per questo è spinto ad andare continuamente avanti, ma non con una, come dire, con una frenesia pronta alla frustrazione, ma con un entusiasmo che cresce, pur sapendo che questo riempimento non può avvenire, ma proprio, appunto, è nel desiderare stesso il senso della vita. Volevo semplicemente chiedere il concetto di libertà. Nel momento in cui si diventa genitori, io almeno parlo della mia esperienza, è stata la prima volta in cui non mi sono più sentita libera di scegliere della mia vita, ma mi sono sentita piacevolmente vincolata ad una nuova vita che mi rendeva ovviamente partecipe con un cerchio infinito, però io sono convinta di questo, il concetto di libertà dell'uomo va a portare un po' il fatto di essere genitori, se vogliamo parlare in maniera trascendente. E un'altra cosa, mi permetto solo di dissentire su Papa Francesco. Lei ha detto che non è un grande comunicatore, per me è il grande comunicatore, perché in 2 anni ha cambiato il mondo. Sì, no, ci mancherebbe, è un grande comunicatore perché non ha studiato comunicazione, Chiara insegna comunicazione, cioè, come dire, è capace di comunicare proprio perché appunto non teme di mettersi in gioco anche l'imperfezione, no? E contraddice tutta una serie di canoni, diciamo, della comunicazione, e da questo punto di vista. Poi in realtà la vicenda è questa, non so se lo sapete, che lui a Buenos Aires era molto amato, no? Ma in realtà era anche un po' austero, quasi un po' burbero, no? E non era certamente un gran, proprio neanche nel modo in cui lo vediamo, un gran comunicatore. Poi è arrivato, che non sapeva stare a fare il Papa, e trovandosi lì gli è venuto fuori anche un modo di porsi, di essere, che è molto diverso da quello, da come lui era a Buenos Aires. Come dice Antonio Spadaro, è fiorito nella sua umanità
anche in questo passaggio. Diciamo che faccio solo una considerazione a proposito della libertà. Uno degli immaginari che oggi abbiamo sviluppato, no? È che se fossimo, diciamo, questo è l'immaginario contemporaneo, se ci fossero le condizioni, ci piacerebbe essere liberi da tutto. Cioè abbiamo un immaginario della libertà assoluta, dove assoluta vuol dire sciolto da tutto. Ecco, questo è assurdo, nel senso che è caratteristico della libertà umana, comunque la vogliate mettere, non essere assoluta. Ad esempio non ci si può liberare dal proprio corpo, stiamo cercando di fare questo, no? Ci si manipolerà sempre di più il proprio corpo. So, dalla chirurgia estetica, al fatto che avrai 150 anni e vivrai come un sedicenne, non so, faremo delle strane cose nella fantasia di poterci slegare da tutti i vincoli. E questo è il problema. Dato che noi veniamo da una storia in cui il problema era liberarsi, noi stiamo proseguendo su questa strada e ci vogliamo liberare sempre di più. E non capiamo che questa strada ci è preclusa, la via della liberazione assoluta. La libertà è una relazione. La libertà è sempre una relazione. Noi possiamo avere la capacità di decidere della relazione, che si chiama responsabilità. Responsabilità vuol dire rispondere, no? Cioè il nostro, per usare un'espressione sintetica, il luogo della libertà è la responsabilità, cioè tu rispondi di quello che fai, rispondi all'altro, no? E in questo modo tu eserciti la tua libertà. Cioè la libertà è una relazione. Ecco, nell'immaginario contemporaneo questa cosa è cancellata. Per cui, come dire, perché i ragazzi non si sposano più? Perché ovviamente se vi mettete nell'idea di prima che essere liberi è essere aperti, possibilmente senza vincoli, alle possibilità che si incontreranno andando avanti in resistenza, la scelta di sposarsi e di impegnarsi in una vita insieme risulta assurda. Perché io come faccio a prometterti di essere fedele quando tra 5 anni, tra 10 anni, io, te, ma è sicuro che si troverà un'altra persona migliore di te, più simpatica di te, cioè è proprio sicuro, quindi come faccio? Non posso promettertelo, perché prima non mi fido di te e ancor meno mi fido di me stesso. E quindi come si fa? Si dice, vabbè, stiamo insieme, andiamo avanti e vediamo, se poi dopo 27 anni siamo ancora insieme, forse ci sposiamo. Ma è proprio un difetto dell'idea di libertà, capite? Cioè si è dentro quell'idea che per essere sempre liberi, come diceva Chiara all'inizio, non devi fare mai nessuna scelta, per paradosso. L'unica scelta che ti è possibile è cogliere quella possibilità lì, quel momento lì, punto. Perché se no non sei libero, il che è letteralmente assurdo. Ma letteralmente, basta vedere che ci sono vite che sono proprio sconquassate da questa logica qui, eh? Perché è come se tu non sapessi, perché non sai più dove stai andando, e quindi alla fine vai di qui, vai di lì, vai sotto, vai a destra, vai a sinistra, e letteralmente ti perdi. Cioè ti perdi, perché la libertà concepita in maniera assoluta chiaramente non ti porta da nessuna parte, molto semplicemente. Quindi questo è proprio, naturalmente noi viviamo in un mondo organizzato, e quindi diciamo ci sono abbondanti striscioni, abbondanti indicatori di dove poi la tua libertà senza vincoli deve andare, quindi ci pensa, come dire, l'organizzazione sociale a dirti dove devi andare, ecco, per cui alla fine tutti si segue, diciamo così, le indicazioni che vengono abbondantemente messe sul nostro percorso, per cui, ma questo devasta le vite, capito? Devasta letteralmente le vite.
Allora qui c'è un problema serio che riguarda appunto la nostra condizione di uomini e donne libere. E noi, io mi sento di dire così, come dire, che come genitore, come insegnante, come uomo adulto, io mi sento in dovere di dire ai miei figli, ai miei studenti, ai ragazzi che ci sono, cioè, guardate che questo è un trappolone. Dopodiché non posso fare altro che dire questo, per dire qualcosa di più positivo naturalmente, però il trappolone è veramente ben costruito. Se aggiungo soltanto una cosa su questa questione della libertà, che è un'altra delle trappole, perché pensare che il vincolo, cioè chiaramente il vincolo ci vincola, se no sarebbe un vincolo, però a parte che legame anche etimologicamente significa mi piego per avvolgere, abbraccio, e non significa incateno, cioè anche etimologicamente è più un elemento di protezione, come quando si fa una cordata in montagna, per cui il fatto di essere legati magari ci fa andare un po' più piano, però se cadiamo siamo sostenuti e comunque appunto, la corda ci sostiene, non ci blocca, no? Però pensiamo anche, facciamo la prova contraria, nel senso che se noi non avessimo il legame dei figli, che cosa faremmo? Saremmo veramente più liberi? È chiaro che il figlio è un vincolo, ma il vincolo è benefico perché in qualche modo ti libera anche da te stesso. Quando noi diciamo faccio quello che voglio, molto spesso in realtà siamo agiti o dalle sirene appunto del sistema organizzato intorno a noi che ci seduce nelle varie direzioni funzionali al consumo, o siamo agiti dai nostri traumi, dalle nostre paure, dai nostri limiti. Io non faccio quello che mi spaventa, io non dico che una cosa non mi va di fare solo perché ho paura di fallire, non mi voglio misurare. Cioè, non è che noi in assenza di vincoli esterni siamo liberi, in realtà noi siamo prigionieri di noi stessi nella maggior parte dei casi, e l'altro è una liberazione da noi stessi perché ci costringe a fare dei passi che altrimenti non faremo rimanendo intrappolati nelle nostre paure, nei nostri traumi, nei nostri limiti, in tutto ciò che appunto ci in qualche modo ci chiude invece che aprirci. Allora, da una parte un vincolo perché siamo un po' forzati in una serie di direzioni, dall'altra parte è una grazia perché siamo, proprio in quanto forzati, siamo costretti a non cedere a noi stessi, a non essere vittime di noi stessi, anche perché, appunto, facendo l'esempio dei figli, si vede benissimo, vediamo intorno a noi, che poi chi non ha figli costruisce delle vite basate in parte sul consumo, in parte sulla ripetizione di routine sempre identiche. Allora sono più liberi, ma non lo so. Cioè, il vincolo è anche una risorsa di libertà, non è un'occlusione di libertà, perché l'altro non è appunto il limite della mia libertà, ma l'altro è in tanti casi la condizione della mia libertà, che mi libera da me stesso, che mi consente quel movimento di oltrepassamento che è il movimento della libertà. Vedere quando la mette la scuola, la posizione dell'adulto tra il dire, quindi con il ragazzo, con il giovane, io so quello che è buono per te, io so dove tu devi arrivare, io so, e se non arrivi lì non è buona questa cosa, oppure il fatto di, e quindi qui si può declinare in tante cose, no? Oppure il fatto di dire io quello che ho te lo offro affinché tu lo faccia tuo, e tu con quello che io ti offro ti fai la tua strada e la tua, nei modi che tu vuoi, nei modi che tu vuoi, che ti sono dati, eccetera. E io sono contento e più tu fai tuo quello che ti dico e fai la tua strada, più raggiungi ciò a cui devi arrivare, e più raggiungi anche il vero obiettivo mio dell'adulto, che anche se dici io so dove devi arrivare,
al fondo uno spera sempre che sia la felicità, che sia la pienezza, no? Però sbaglia il metodo. Io mi chiedo come è possibile, come ci si aiuta tra adulti, una comunità con una scuola o una realtà con una famiglia, a essere una posizione che veramente sia preoccupata soltanto che le persone che tu hai di fronte diventino loro stesse e che godi veramente. L'ultima grandezza è osservare le persone e vedere le persone che fanno strada, acquistano un loro volto e se ne vanno per la loro strada e stanno nel mondo come con una grandezza che tu hai sempre sperato per te e per loro. Facciamo un minuto di silenzio per rispondere a questa domanda. No, allora, questa è una domanda, per certi versi c'era più spazio dentro da me per fare questo lavoro. Si sono ristretti gli spazi. E si sono ristretti gli spazi perché in realtà in questo mondo di liberi, tra virgolette, sentiamo tutti, credo, chi più chi meno, secondo dei ruoli che abbiamo, sentiamo, cioè l'ho accennato prima, il contraltare di tutto questo deriva consumerista in cui dovremmo divertirci straordinariamente, il contraltare è che noi costruiamo apparati sempre più grandi, di matrice tecnico-burocratica, in cui è chiesto fondamentalmente di far funzionare quello che deve funzionare, punto. E la società tende a chiedere sempre di più persone che siano capaci di far funzionare quello che devono far funzionare, appunto. E che questo gusto dell'educare alla libertà stia diventando sempre più raro. Ma lo vedo anche io, che sono un'università cattolica, quindi diciamo, no? Cioè, ormai il governo dall'alto, quello che viene dal ministero, non ti dicono come avrebbe fatto, non so, in epoca fascista, non so, bisogna fare il tale argomento piuttosto che tale argomento, no? Ma è tutto un sistema di procedure che bisogna rispettare, per cui alla fine in realtà non puoi fare più niente, cioè devi eseguire tutta una serie di, no, se ci sono degli insegnanti si diventa matti a rispettare tutte le procedure, ma chi lavora in un'azienda, cioè, qui questo è il dramma, cioè che noi, cioè, questa rete di questo apparato tecnico-burocratico diventa sempre più finta e sempre più soffocante. Poi tra l'altro c'è la globalizzazione, bisogna essere efficienti, tutte cose buone, non è che... E quindi, diciamo, la prima considerazione che farei è che la cosa è diventata più difficile, è diventata più necessaria, perché per sfuggire, come dire, a questi aspetti negativi, chiaramente da soli non ce la si può fare. L'unica cosa che mi verrebbe da dire, a parte il minuto di silenzio, è di stare insieme, di lavorare insieme. Cioè, questo è molto importante, come dire che una sfida di questo genere può essere affrontata solo se si è insieme ad altri, si lavora insieme ad altri e si cerca di ricostruire un tessuto con tutti quelli che riconoscono questo obiettivo come l'obiettivo dell'educare. Guardate, non si può più dare per scontato oggi questo come obiettivo, è sempre più remoto. Appunto, mi piacerebbe, se qualcuno vuole, ci siete da voi degli insegnanti, in una scuola pubblica la deriva che c'è è fortissima, diciamo, no? Che, come dire, tutto deve essere tendenzialmente standardizzato, oggettivizzato, misurabile. Io mi ricordo quando avevo i miei figli a scuole superiori, i primi, e facevo una gran fatica, cioè avendo tanti figli
vedi che ho un figlio diverso da un altro e che uno è capace di fare una cosa e un altro è capace di fare. Fatto salvo, come dire, garantendo, diciamo così, gli standard di accettabilità. Però tu non puoi chiedere a uno che è capace di fare i 100 metri di fare il salto in alto, perché è capace di fare 100 metri. Allora è chiaro che gli devi chiedere una serie di standard, diciamo, minimi prestazionali, però se tu intendi che è capace di fare 100 metri, va valorizzato rispetto ai 100 metri. La scuola di una volta era più capace di gestire questa complessità, oggi invece tende tutto a irrigidirsi e infatti tanti ragazzi anche saltano, perché poi, come dire, il sistema ti chiede di rispettare sempre più rigidamente quello che lui ti chiede. Sì, una parola conclusiva, anche se sono abbastanza corta, che oggi pomeriggio ho già fatto un'altra conferenza, stasera diciamo che anche l'età mi sta abbandonando, però su questo tema dell'educazione rispetto alla domanda, per come ho intesa io, no? Perché educare si ha un po' ereditato forse un'idea di educare come plasmare una figura con certe caratteristiche, come trasmettere un modello in qualche modo già precostituito, mentre invece mi sembra che l'alternativa posta fosse un po' diversa, cioè educare come tirar fuori dalla persona la sua capacità, la sua, aiutare a percorrere la sua strada, quindi tirarlo fuori, non mettergli dentro delle cose nella testa, ma tirarlo fuori da, anche dalle sue paure, dalla sua insicurezza, anche dalla sua ignoranza in tanti casi, per abilitarlo, per appunto autorizzarlo, per capacitarlo, di modo che sia appunto lui o lei a fare questo percorso, che è un percorso dentro una relazione educativa, appunto, non è più semplicemente il consegnare dei contenuti in un modello quasi che io chiamo del broadcasting, cioè l'insegnante è l'utente che trasmette dei messaggi, ma è invece costruire una relazione dove prima di tutto si dà fiducia all'altro, che deve capire che c'è, che si scommette sulla sua capacità di prendere in mano la sua vita, e poi il dargli appunto degli strumenti in un mondo come questo, in cui tra l'altro le nozioni diventano obsolete il giorno dopo perché i cambiamenti sono così veloci e il sapere è accessibile ovunque, cioè basta appunto aprire un tablet o uno smartphone che ormai dall'età di 8 anni anche i bambini hanno e tutti i contenuti sono già lì, quindi non sono le nozioni che dobbiamo trasmettere, ma è appunto da una parte il desiderio, la conoscenza per ardore, come diceva il poeta Mario Luzzi, cioè il fatto di avere questa passione per la conoscenza, che non è appunto un insieme di nozioni, ma è più un approccio, una sete di condivisione, di partecipazione a un pensiero che ci precede e che ci segue. Dentro una relazione e in funzione di una capacitazione, che significa anche un lasciare andare, nel senso che dicevamo prima, no? Appunto, non il plasmarti a mia immagine e somiglianza, l'immagine e somiglianza del mio modello ideale, ma far uscire da te quello che veramente sei, o quello che puoi essere, o quello che puoi coltivare sulla base delle tue capacità, perché tu possa andare con le tue gambe per la tua strada, una strada che magari io non riesco nemmeno a vedere e che non posso certamente pretendere di importi. Ecco, in questo senso credo che il lavoro dell'educatore sia anche un lavoro umile pur nel suo essere impegnativo, perché appunto non dobbiamo avere la soddisfazione di plasmare tante personcine a nostra immagine e somiglianza. Questo non è il lavoro dell'educatore. Non è inducere, non è seducere, portare dietro di sé, ma è educere e tirar fuori appunto la capacità di desiderare, tirar fuori la capacità di prendere in mano la propria vita e di prendere, di rinascere nel mondo come soggetti adulti e responsabili. Grazie.
invitiamo ad acquistare il libro dei nostri relatori qui al banco fuori della sala, e potete anche prendere informazioni, un foglio con informazioni sull'associazione dei genitori Romano Bruni e sulle scuole che hanno organizzato questo momento. Il terzo e ultimo appuntamento di Educare senza paura è in programma giovedì 9 aprile, e avrà per titolo accompagnare, accogliere il senso della bellezza e della vita. Sarà con noi Erasmo Figini, fondatore e responsabile dell'associazione Cometa di Como. L'incontro si svolgerà presso il centro parrocchiale San Sebastiano a Vigonza. Vi informiamo già da adesso, così potete prendere nota nel vostro calendario, che l'appuntamento con la festa di fine anno scolastico delle scuole Romano Bruni è fissato per i giorni 29, 30 e 31 maggio. Buonanotte.